Splendido veramente il colpo d'occhio dell'Olimpico, arbitra il signor Cesari. Una battuta chiaramente anche con Massimo Chiesa, ma un secondo se poi le nostre telecamere vanno anche sulla curva laziale. Adesso è meraviglioso lo spettacolo che sta offrendo la curva nord, che è tutta bianco-celeste con la scritta 1900, la data di fondazione, e un maxi gagliardetto che prende tutta la curva. È uno spettacolo fantastico. Questi derby, solitamente quelle delle tifoserie, finiscono in parità. Massimo, per non perdere proprio l'inerzia di questa spinta emotiva che ci stanno regalando le due tifoserie, prima ancora che le due squadre, un derby, arbitra Cesari, 58esima partita in Serie A per lui. Tu mi dicevi prima, non hai mai arbitrato un derby in Serie A, proviamo a capire che cosa significa arbitrare Roma-Lazio. Arbitrare Roma-Lazio penso sia un traguardo da raggiungere, il sogno di qualsiasi arbitro. Cesari questa sera debutta in questo derby, ha già fatto il derby di Milano, direi una garanzia per questa sera, e sicuramente l'obiettivo principale di qualsiasi arbitro è quello di arbitrare un derby, come questo, in questa cornice, con questo spettacolo, in questa serata. È veramente incomparabile lo spettacolo che stanno regalando le tifoserie di Roma e Lazio. Ci sono molti derby importanti, tanti derby in Italia. Quello di Roma è sicuramente vissuto alla massima potenza dalle tifoserie. Ripeto, vissuto un anno. Daniel Fonseca, lui ha ritrovato il gol nella partita di Coppa contro il Neuchâtel. Ci siamo ritrovati, ha detto, io e Balbo, proprio in attesa del derby, alla vigilia di questo derby. Beppe Signori non è al massimo della condizione, però lui sarà sicuramente l'alfiere dell'attacco biancoceleste unitamente ad Alain Boxic. Qualche numero di questa sfida nel passato: ci sono 134 precedenti, 47 sono le vittorie della Roma, 49 pareggi, 36 vittorie della Lazio, che ha segnato 120 gol contro i 154 della Roma, che batterà il calcio d'avvio di questo confronto. Ricordo che la Roma in casa, la concentrazione di Mazzone, la Roma quando ha giocato in casa nelle ultime edizioni non ha avuto vita facile. L'ultima vittoria addirittura datata 23 marzo del 1977 fu un 1-0 firmato da Bruno Conti. Il primo derby a Roma si è giocato l'8 dicembre del 1929, giocava in casa la Lazio e vinse la Roma 1-0 con gol di Folke. La prima vittoria della Lazio in un derby nel 1931, 2-1 firmato De Maria e Castelli. Per quanto concerne i record, le presenze, il record di presenze spetta a Guido Masetti, ex portiere della Roma, con 22, così come il maggior numero di gol del brasiliano Dino da Costa, romanista, che di gol ne ha segnati 9. Tutto è pronto adesso per l'inizio, sarà la Roma a toccare il primo pallone dell'incontro. Balbo e Fonseca si scambiano il pallone servendo Giannini. La febbre qui all'Olimpico è altissima. Prova il colpo di tacco Carboni, non riesce, ma sul pallone c'è Lanna. Petruzzi. Tocco corto di Di Biagio. Lanna ancora in avanti, statuto. Scambiano ancora i due. Di Biagio. Pressing soltanto accennato dalla Lazio in queste prime battute, primo lancio e primo intervento, comodo peraltro, di Luca Marcheggiani, che ha già rinviato. Prova Esposito, assente nelle file della Lazio dal match di Coppa Italia contro il Chievo a Verona. Fuser, Winter, si allarga, riceve Favalli, ancora Aaron Winter. Chiama il fuorigioco al Dair, parte invece il cross di Favalli, lungo sul secondo palo, troppo. Riesce a raccoglierlo Fuser, tiene in campo il pallone, punta Carboni, finta a rientrare, mette al centro Cervone senza problemi. Diego Fuser, lui ha giocato anche i derby di Torino e di Milano, e proprio con il Milan ha vinto tantissimo nel corso della sua carriera, uno scudetto, Coppa Intercontinentale, Coppa Campioni e Supercoppa Europea. Peppe Giannini, il principe recordman chiaramente dei giocatori in campo di presenze nei derby con 14, e anche il giocatore della Roma che nelle sfide stracittadine, quelli in campo, chiaramente ha segnato più gol con 2. La sponda laziale è, direi quasi naturalmente, Peppe Signori, che di gol ha segnati 2, con l'ultimo, quello su rigore della vittoria.
passato campionato. Di Biagio, con calma, Petruzzi per statuto, Carboni si propone, Balbo, statuto anticipato da Di Matteo, va giù nel calcio di punizione in favore della Lazio, fallo su Di Matteo, statuto in ritardo, allungato la gamba. Entrambi nazionali di Sacchi, fallo su Esposito, commesso Amedeo Carboni. Il turbo della fascia sinistra della Roma, giocatore di dinamismo, classe, ma anche di tanta esperienza. Fate Fuser a seguire, toccava Boxic, chiuso due volte da Lanna, poi Petruzzi, Giannini, spazio Carboni, e allora avanza, si allarga però troppo il pallone, regalando la rimessa laterale alla Lazio, già effettuata, Esposito, ancora Giannini, pressato da Di Matteo in maniera fallosa, fuori gioco sul calcio di punizione battuto da Giannini, e Fonseca, terminato oltre la linea dei difensori laziali, che dovrebbero applicare con continuità la trappola dell'offside. Ancora Giannini nel vivo del gioco, commette fallo su Winter, aveva recuperato il pallone Cappioli, ma Cesari aveva già bloccato. 4 minuti sul cronometro, sempre 0-0 tra Roma e Lazio in questo derby numero 135 della capitale. Battuto Di Matteo per Winter, chiuso in scivolata, perfetto il tempismo di Cappioli. Ora Di Biagio, prova dalla parte opposta, taglia il campo, trova Balbo, lo affronta Fuser, sale anche Aldair, molto corta la Lazio, elude l'offside della Roma, Cappioli in scivolata, Favalli gli concede la rimessa laterale in zona d'attacco. Con le mani lo stesso Cappioli, un tiro cross fuori dallo specchio della porta, nessun problema per Luca Marchegiani, si è fatto sentire in settimana con delle dichiarazioni neanche poi troppo pacate, direi estremamente chiare su quello che è l'andamento stagionale della Lazio e quelli che sono i problemi che può vivere un portiere peraltro della classe di Luca Marchegiani, con uno schieramento difensivo quantomeno rischioso, ha detto, lo ripeto, essere il portiere della Lazio in questi frangenti, molti frangenti, può non essere divertente. Ancora statuto Giannini, gira palla con calma la Roma, il lancio di Di Biagio, copre Ciamotte, ancora per Esposito, l'anticipo secco di Lanna, la presenza di Nesta e Favalli assume la posizione di centrale, c'è una grande possibilità di scambio di ruoli, c'è una fluidità nei difensori della Lazio, sia Ciamotte che Nesta che Negro possono ricoprire almeno 3 se non 4 ruoli difensivi, mentre Favalli direi più orientato con laterale sinistro. Lanna, la caccia del pallone, Esposito, anticipato Petruzzi, Giannini dopo un tocco di statuto, mette in moto Carboni, in profondità per Fonseca, copre il centrocampo della Lazio e poi è Nesta che allontana. Buon anticipo di Lanna, quello di Fuser, in profondità, ma Boxic ha terminato il fuorigioco. Direi assolutamente inoppugnabile la decisione, cioè era
paio di metri avanti Bozzi. Battuta rapidamente la punizione proprio da Marco Lanna per Giannini, si lamentava per questa trattenuta Diego Fuser prima ancora della chiamata del fuorigioco. Favalli controlla e poi rinvia, disturbato Aldair. E Roma che ricomincia tutto nuovamente da Cervone. Individuato come uno degli elementi più in forma di questa Roma, Giovanni Cervone. Cercato di portare in settimana la sua grande grinta, se non ce ne fosse bisogno, prima di un derby. Nello spogliatoio, pallo di Fonseca e calcio di punizione in favore della Roma. Contatto tra Chamot e Fonseca, è andato a cercare il pallone ma trova l'avversario. Chamot, calcio di punizione, distanza notevole, direi quasi impossibile anche per la potenza del tiro di Di Biagio. Espone con cura il muro Marchegiani. Sul pallone c'è Fonseca, anche Giannini. Prova comunque la Roma, pallone che incoccia nel muro. E non riesce Marchegiani ad evitare il calcio d'angolo. Corretta la chiamata del guardalinea. Anche in questo caso direi di sì. Primo corner della gara in favore della Roma. Quando siamo quasi al nono minuto del primo tempo, il punteggio sempre di 0-0. Dalla bandierina va Fonseca. È lui che va al cross nel mucchio. L'ha trovato Chamot. Carboni. Intervento in scivolata di Boxic. In copertura, intervento regolare e provvidenziale anche per il tempismo del croato. Con le mani Carboni. Cerca e trova Giannini tra tre avversari, appoggia dietro. Lanna. Mette al centro Carboni. Il volo gira Fonseca, cercava Balbo. Allontanato Nesta. Poi Fuser. L'anticipa Di Biagio, più reattiva la Roma in queste prime battute. Lanna, Petruzzi, si scalda la sud. Giannini. Di confidenza, di statuto, rimedia Lanna, poi Giannini prova dalla parte opposta. Aldair, Fonseca inseguito da Chamot, prova a liberarsene con un paio di pinte, finisce a terra l'uruguaiano. Probabilmente Cesari comanda il calcio di punizione in favore della Roma, anche se l'intervento in scivolata di Chamot è nettamente sul pallone, almeno il secondo. Massimo, dimmi Fulvio. Ecco, traspare dai volti delle due squadre che c'è grandissima tensione. Infatti vedi la Lazio che solitamente nei primi minuti aggredisce l'avversario, è bloccata nella propria metà campo e soprattutto in difesa, evidentemente le esperienze negative come quella di domenica contro l'Udinese insegnano. L'apertura di Lanna, allontana Pinter. Di Biagio, Aldair in profondità. Sulla fascia, ma troppo, pallone che termina direttamente in palo laterale. Fulvio, io volevo coinvolgerti ancora perché mi sembra che la Lazio, pur senza rinnegare il 4-3-3, spesso arretra molto la posizione di Esposito, facendo quasi intravedere dalla tribuna un 4-4-2. Ecco, benissimo, hai detto bene, perché la scelta di Esposito al posto di Ivan Baudi è proprio fatta per questo motivo. Esposito è un giocatore che Nesta è molto bloccato, non spinge molto, addirittura fa la diagonale, gioca quasi in linea con Negro, mentre Esposito fa il quinto uomo, per cui a volte sono quasi in cinque che giocano in linea, perché Carboni è aspettato da Esposito. Un curioso episodio, Massimo, se mi consenti, Mazzone, evidentemente la mia persona ispira fiducia, perché rivolgendosi al sottoscritto, tu sai che le squadre sono in silenzio stampa, però Mazzone si è rivolto a me dicendomi: dillo che giocano a palla lunga, tipo in modo oratoriale, diciamo. La rimessa intanto di Carboni, il cross di Fonseca. Gianni raccoglie il pallone quando ha già varcato la linea bianca. I minuti sono 12 nel primo tempo all'Olimpico, sempre 0-0 tra Roma e Lazio. Grande mobilità di Daniel Fonseca,
questi primi minuti, quasi a fugare qualsiasi dubbio sulla ormai ritrovata tenuta non solo morale ma anche fisica da parte dei due attaccanti della Roma. Anticipo di Nesta, Fuser rimasto colpito, Nesta cerca di richiamare l'attenzione dell'arbitro, lancio in profondità, prova ad offendere la Lazio, Boxic, il cross è deviato, sarà calcio d'angolo, ci sarà anche l'opportunità per soccorrere Nesta, mi sembra però un problema gravissimo. Primo calcio d'angolo anche per la Lazio. Battuta la bandierina, signori, battuta tagliata, fuori gioco, Negro colto in offside da Cesari. Anche in questo caso mi sembra non ci fossero dubbi sulla chiamata. Non ci sono dubbi sulla chiamata, ho avuto la sensazione che fosse più Boxic, ancora più arretrato, ancora più in posizione di fuorigioco, però in quel caso non si può parlare assolutamente di ininfluenza. Avanza Lanna, su il lancio troppo lungo però per Fonseca, butta via il pallone la Lazio malamente questa volta con Nesta, ne regala la rimessa laterale alla Roma già effettuata. Statuto, Carboni, cross, c'è un rimpallo ma anche una spinta precedente, quindi c'è il calcio di punizione in favore della Lazio. Lazio che ha portato Signori la parte destra, vedremo se e quanto sarà definitiva questa variazione di Zeman. Intanto Winter recupera il pallone, lo offre ancora per l'avanzata di Nesta, girato al volo Boxic, con facile preda della retroguardia della Roma. Spostato quindi Esposito dalla parte opposta, Boxic centrale e Signori viene sulla fascia destra. Ancora Fonseca, si propone Cappioli, il tocco invece era centrale. Approfitta Esposito, recupera il pallone. Avanti Chamot. Su il cross, Cervone di pugno, anticipa bene Boxic. Poi Cappioli, ottima scelta di tempo di Giovanni Cervone. Giannini, rimessa ancora per la Roma, abbiamo superato il primo quarto d'ora di gioco, punteggio sempre di 0-0. Conferma anche grafica del fuorigioco precedente. C'è un'altra rimessa laterale, sempre in zona d'attacco, sempre in favore della Roma. L'ha effettuata Giannini, Aldair. È lui che prova il lancio, Balbo, anticipa Negro, Pavalli si rifugia ancora in fallo laterale. È una Lazio meno aggressiva di quanto invece non era lecito attendersi, soprattutto meno di quanto non sperasse credo lo stesso Zeman. Statuto, Di Biagio prova l'assist volante, non gli riesce, si ricomincia tutto da Cervone. Alen Boxic alla ricerca di un gol nel derby, per conquistare, se mai ce ne fosse bisogno, definitivamente il tifoso laziale. Lanna, di piatto in profondità, Balbo non riesce a girarsi, glielo impedisce Negro, poi Di Matteo di prima, Boxic, Signori restituito alla fascia sinistra, pallonetto il suo, aveva visto Cervone leggermente avanzato, ha cercato una soluzione personale spettacolare, Beppe Signori, grande goleador, grande simbolo di questa Lazio rinata nell'era Cragnotti.
evita il fallo laterale Carboni, mette a terra il pallone Nesta, ha spinto Statuto, la punizione in favore della Lazio. Continua a sbracciarsi Mazzone, sempre a bordo campo, non perde il suo aplomb Zeman. Fuser per Negro, gira palla in difesa la Lazio, poi affonda Chamot, resiste a Di Biagio, si fa vedere Fuser largo, porta troppo palla Chamot, la recupera comunque Esposito, poi interviene Cesari a sanzionare l'intervento precedente, Chamot che ha allungato una gamba. Calcio di punizione già battuto dalla Roma, Biagio porta a spasso il pallone, Statuto attaccato da Fuser, ha aumentato leggermente il pressing adesso la Lazio, Statuto a scivolata, lo ha fermato Nesta, un intervento che a me almeno in diretta è parso regolare, punizione già battuta comunque. Giannini, il lancio, cercava Cappioli, ha deviato Winter e si accontenta poi della rimessa laterale, Cappioli, Roma che resta in zona d'attacco, cerca di serrare i tempi Massimiliano Cappioli, c'è una spinta, in questo caso Cesari non interviene, Boksic è molto solo però lì davanti, lo insegue Aldair, lo chiude Petruzzi, va Boksic, riesce a spingere e conquista la rimessa laterale in zona d'attacco. Massimo, Fulvio. Ma certamente è una Lazio che non ci aspettavamo questa, addirittura direi uno Zeman italianista, perché sì è vero che sono quattro difensori in linea, però addirittura signori. Attenzione a Winter, scusa Fulvio, il cross non c'è perché manca il pallone al momento del cross, Aaron Winter si lamenta per una spinta. Fulvio, puoi proseguire, io ricorderei che però con questa tattica la Lazio ha vinto l'ultimo derby. Probabilmente memore appunto di quella tattica lì, Zeman, però stranamente è difficile assistere a una partita della Lazio e ad assistere addirittura anche, ci sono 4-5 difensori a volta con Esposito in linea e poi Di Matteo che è statico, Di Matteo è un giocatore che si inserisce anche molto, è statico e fa l'interditore, per cui è una Lazio che evidentemente memory anche di quell'esperienza positiva vuole adottare, però a volte Boksic è troppo solo lì davanti. Cragnotti aveva detto alla vigilia vorrei una Lazio più abbottonata, Zeman ha detto vorrà dire che porterò il cappotto in panchina, in realtà poi ha seguito anche i consigli di Cragnotti, penso proprio di sì. Sono 20 i minuti nel corso del primo tempo, il punteggio sempre di 0-0 tra Roma e Lazio. Adesso è perfetto lo schieramento della Roma, 3-5-2, mentre indietreggia Esposito e va a riportarsi su un 4-4-2 per la Lazio. Nesta. Riesce Esposito a servire Fuser, si è permesso Carboni, poi Giannini, Cappioli molto attivo, larga per Fonseca, anche lui si muove molto, lo ferma Favalli, non evita però la rimessa laterale, ha qualche problema in più invece a farsi vedere Balbo in questo avvio, lasciato come punto di riferimento centrale più individuabile da parte dei due difensori della Lazio. In questo momento non gli stanno concedendo spazio. Petruzzi, ancora Giannini, Di Biagio, la sponda di Balbo, chiuso Di Biagio, Cesare vede ancora un fallo. Poi io non sono molto d'accordo, magari aspettiamo il conforto delle immagini, può essere che sbagli, ma mi è sembrato un intervento sul pallone in anticipo, eccolo qua, direi che abbiamo ragione noi. Sì, una volta tanto. Distanza notevolissima per questo calcio di punizione, Di Biagio sembra voler tentare ancora la botta diretta. Sul pallone sempre
Fonseca, anche Giannini che si allontana, sta tutto a disturbare la barriera. Provano invece l'assist in area, giocatori della Roma, pallone che si impenna e poi Marchegiani di pugno lo allontana. Lanna qualche brivido nella curva nord. Giannini, Lazio che allontana il pallone e che continua a non costruire gioco. Giannini, statuto, adesso leggermente più deciso il pressing, ma con un'inquadratura dall'alto potremmo veramente renderci conto come gli attaccanti della Lazio sono dall'inizio, dai primi 23 minuti di questa partita, in realtà due, Bocic e Signori. Giannini, Balbo, punta la porta, Balbo si allarga, Balbo palla sul destro, prova, Marchegiani non ha problemi. Non ha colpito benissimo Abel Balbo. Giannini, ancora la Roma. Allarga ma troppo, cercando Fonseca. La rimessa è in favore degli aquilotti biancocelesti. Nessun problema nel tiro precedente per Marchegiani, sempre sicuro nella presa. Messo giù Fuser, altro calcio di punizione in favore della Lazio. In questo caso è la Lazio che attacca e da questa immagine vediamo un Esposito più avanzato rispetto a quanto non faccia invece solitamente, almeno dall'inizio di questa gara. Nesta, lo chiude Statuto. Guardalini dice che la rimessa è in favore della Lazio. Per Fuser, ancora Nesta, su il cross, Signori cerca di mettere al volo, al centro, ha trovato Aldair, poi Lanna, quindi Giannini, si allarga Carboni, scatta anche Fonseca, tiene palla Giannini, vede l'arrivo di Cappioli, al centro va Balbo, sbaglia però Cappioli e Di Matteo può allontanare. Segnalato l'offside sul rinvio. Giustamente, no, è segnalato il fuorigioco di Signori che stava rientrando una volta che si è reso conto che il pallone poteva capitare nella sua zona. Giusta questa segnalazione di De Santis. Punizione battuta a favore di Lanna, poi Statuto. Carboni, bel numero il suo, taglia fuori Esposito. Chiede ancora triangolo, Fonseca in aria, Fonseca prova da terra, non riesce a deviare il pallone, reclamano i tifosi della Roma un contatto che non so se il replay ci indicherà qualcosa di diverso, mi è sembrato di notare nulla di particolarmente nulla grave di particolare. Che potesse far gridare il rigore. Sicuramente non negli estremi per un calcio di rigore. Fuser, prova ad organizzarsi la Lazio. Esposito, Lanna arriva prima di lui. Giannini, Carboni, prova ad andare ancora in profondità ma trova Ciamotto. Statuto, si allunga il pallone nel controllo, poi commette fallo nel tentativo di recuperarlo. Si spiega con Fuser, è caduto da solo forse. È caduto da solo e direi che anche questa volta le immagini ci confortano. Inquieto Mazzone. Lanna, l'ultima deviazione, la rimessa in favore della Lazio. Primo piano per Marco Lanna, sta vivendo forse la sua miglior stagione con la maglia giallorossa. Massimo, Fulvio, è un dialogo continuo ormai tra me e Mazzone. Mazzone prima si è rivolto a me dicendomi: se puoi dargli un auricolare per noi non c'è problema. No, guarda che veramente prima, quando non so, c'è stato Chamot che ha fatto chiaramente una respinta viva al paro con l'angelo, diglielo che quando hanno vinto proprio passa per fenomeno. Chiaramente non posso dire a chi era rivolta questa frase, però attenzione, intanto il pallonetto su Marchegiani e il pallone scivola sul fondo. Balbo, occasione incredibile per la Roma. Abel Balbo è riuscito a lobbare Marchegiani,
buco clamoroso di Chamot, prontissimo ad inserirsi Balbo, riesce a superare Marchegiani in uscita, pallone che esce di un nulla, ma incredibile distrazione difensiva di Chamot in questo caso, l'ennesima della Lazio, e come non ripensare alle parole di Marchegiani in settimana. Favalli, Winter non riesce a tenere in campo il pallone, la rimessa è per la Roma, rischio grossissimo corso dalla Lazio, buco inaccettabile francamente di Chamot, e Balbo è pronto a lobare Marchegiani, non riesce però a trovare lo specchio della porta, insiste la Roma, statuto in avanti, trova Negro, ora Di Matteo, Signori ha spazio davanti a sé, si allarga Esposito, il tocco invece è per la corrente, Winter entra in area, sinistro Cervone in due tempi, botta e risposta tra Balbo e Winter, e attacchi che cominciano a pungere. Lanna in profondità, la partita adesso è più bella, Nesta resiste anche a Giannini, Winter dalla parte opposta trova Fuser, si muove Signori, il tocco invece era per Esposito, Esposito che ha spinto e che chiaramente ha commesso fallo, il sinistro di Aaron Winter che riesce a tenere basso il pallone, non a sorprendere Cervone, Carboni si lamenta ma il gioco prosegue, Signori deve ancora entrare nel vivo del gioco, il piccolo grande bomber biancoceleste, sbaglia l'appoggio adesso, allora che arriva Fuser, elude bene il raddoppio di marcatura con un tocco di Matteo, Diego Fuser allontana Aldair, Negro sempre su Fuser, ruba il tempo a statuto, lo salta, chiama palla Boxic, il cross è per lui, impreciso. Va bene, ha detto dal labiale Boxic, che però con la mimica ha anche indicato il lancio magari più verso la porta. Alen Boxic, 25 anni, ci ricorda la regia, col Marsiglia ha vinto la Coppa dei Campioni, una scoperta di Skoblar, suo insigne, il predecessore, lui croato e anche lui ex grande punta, poi allenatore del Marsiglia. Carboni di destro, serve Balbo, triangolo che non si chiude per l'intervento di Nesta che ancora una volta però butta via il pallone, grande talento biancoceleste Nesta, ormai sono 11 anni che tra giovanili e prima squadra veste la maglia degli Aquilotti, è iniziato come attaccante, come punta, ala, poi anche centrocampista, è stato spostato difensore da Mimmo Caso, grande mente della primavera laziale, in Serie A lo ha fatto invece debuttare Dino Zoff a Udine. Come laterale sinistro, e qualcuno ricordava il buon auspicio chiaramente per Nesta, che anche certo Paolo Maldini ha debuttato a Udine come terzino sinistro in Serie A. Rimessa a favore della Roma, la toccata a Carboni, non controlla Fonseca, non arriva neanche Balbo, è un tocco di un laziale e quindi rimessa in gioco ancora affidata ai giallorossi, sempre Carboni, non trova compagni liberi, si affida a statuto, gli rende il pallone, poi Fonseca, tocchi di prima dei giocatori della Roma interrotti da Negro, recuperato Di Biagio, prova lo slalom, non riesce per la scivolata di Di Matteo, Boxic, folata offensiva della Lazio, si guarda intorno Boxic, poi decide di portare palla e serve Fuser, nel momento in cui Fuser ha subito fallo, calcio di punizione in favore della Lazio. Preziosi gli inserimenti da dietro di Diego Fuser, uno dei giocatori più ispirati e più concreti di questa Lazio, almeno in questi primi 31 minuti di gioco, e questo vorrei anche in conforto poi di Fulvio. Massimo, ma certamente direi positiva, forse il migliore della Lazio in questo momento Fuser, è libero da qualsiasi schema, la Lazio come vedi sta facendo una partita di attesa e lui è il giocatore che si inserisce meglio ad aiutare Boxic e anche Signori, che se un Signori sottotono, però devo dire che Signori questa sera parte da molto lontano, la Lazio è molto contratta, anche se in questi ultimi 10 minuti si è
deve essere sbloccata, ecco, evidentemente la tensione del derby, il 2-2 di domenica contro l'Udinese, come abbiamo detto precedentemente. Intanto scusa, Petruzzi viene portato fuori in barella, mi auguro chiaramente che non sia nulla di grave per lui. Roma momentaneamente in 10 uomini, si rialza però Petruzzi, vuol già riguadagnare il campo e così è. Nessun problema quindi per libero giallorosso, si toccava dietro la coscia, però per fortuna per il momento nulla di grave per lui. Calcio di punizione per la Lazio, affidato chiaramente al sinistro di Beppe Signori, che prova a raso terra, pallone che va a infrangersi sulla barriera, tenta anche Negro, trova Lanna sulla sua strada, poi è Fonseca che allontana. Nesta, ricomincia tutto da Marchegiani. Minuti sono 33 nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Roma e Lazio. Winter, Chamot, Di Matteo, Esposito attaccato subito da Carboni, poi ruba palla a Balbo, lo scambio con Giannini, troppo in profondità, Esposito, poi Nigro per il retropassaggio a Marchegiani. Si riparte dalla sinistra allora da Favalli, Bocic, Signori accanto a sé, si propone anche largo Favalli, è lui che riceve, al centro però non c'è nessuno, il cross in effetti è arretrato per Signori che prolunga, Bocic, l'anticipo di Aldair, Campioli allontana, insiste la Lazio con Di Matteo, Nesta. Si rivede adesso il tridente della Lazio con Esposito portato più avanti, ed è una Lazio che negli ultimi minuti è diventata più offensiva, comincia a dettare le sue trame. Nesta, Fuser, si inserisce Giannini, prova il colpo di tacco Balbo, il fallo di Negro, secondo Cesari. In questo caso anche secondo me è Massimo, perché penso che gli abbia toccato proprio il piede mentre appoggiava. Battuto Giannini, scambiato con Di Biagio, sponda di Balbo, Aldair, gli rende palla a Cappioli, non c'è fuori gioco, Di Biagio dice il guardaline, Chamot si rifugia in fallo laterale. Questo invece è tutto da verificare a mio modo di vedere. Ho avuto l'impressione che fosse fuori gioco. Sì, anch'io. Sul tocco in profondità ha lasciato correre però la terna arbitrale. Bocic, controllato da Lanna, il lancio è per Fuser, Petruzzi arriva prima di lui. Fulvio, l'impressione è che la Lazio stia usando poco anche le fasce laterali, almeno sino a questo momento. Ma è una Lazio bloccata, Massimo, abbiamo visto Esposito, magari a volte preferisce spingere centralmente, preoccupato anche dalle incursioni di Carboni e Mazzone, che è una vecchia volpe, fa giocare i tre difensori dietro e cinque centrocampisti. Questo è un po' anche la motivazione del fatto che il centrocampo della Roma ha il sopravvento rispetto a quello della Lazio, perché sono solo tre centrocampisti. Però è vero, si gioca poco sulle fasce, perché gli esterni Favalli e Nesta sono bloccati in una posizione di attesa. Esterni, Fulvio, che sono una delle armi principali della Lazio quando decide di vestire i panni della macchina da gol. Certo, perché sono direi che è una delle armi di Zeman questa, di sfruttare gli inserimenti esterni per mettere in condizione le due punte di chiudere con delle verticalizzazioni. Lazio che recupera il pallone a centrocampo con Winter, poi chiude perfettamente Petruzzi, Di Biagio, Cappioli, Roma che sfrutta le fasce adesso, copre benissimo Aaron Winter che sta crescendo, così come tutta la Lazio in questa seconda parte del primo tempo. Un metro e mezzo dicono, Massimo. Un metro e mezzo mi sembra veramente troppo, questa macchina infernale ci sta creando dei problemi, un metro e mezzo mi sembra troppo. I nostri dubbi si sono infranti sulla misurazione del computer. Lanna, Giannini, Balbo, Petruzzi che dimostra di aver assorbito senza problemi la botta precedente.
statuto. Pressa di più e con maggior decisione adesso la Lazio. Statuto. Pioli. Ecco, c'è Fonseca in avanti, palco, il tocco per l'argentino, o meglio l'italiano, l'ex argentino. Esposito. In una zona però dove ci sono solo romanisti. Di Biagio, che è un ex, al pari, parti invertite di Nando Orsi. Di Biagio ha giocato nella primavera della Lazio, adesso disputa questo derby con la maglia della Roma, al contrario forgiato dalle giovanili giallorosse, Nando Orsi è da molto tempo una colonna dello spogliatoio biancoceleste. Signori, di prima in profondità si alza la bandierina del guardaline, Boxic era in fuorigioco. Boxic era in fuorigioco, però in questo caso io contesto a titolo personale, Boxic era in fuorigioco sulla fascia, totalmente inattivo dal mio punto di vista. Questa immagine che ci regala la regia di Nello Isola e i nostri cameraman dell'SBP Roma, abbiamo visto come si muovono, incrociano le punte giallorosse. Roma che recupera ancora il pallone, Carboni, Giannini, Di Biagio, spazi stretti adesso a centrocampo con Lazio che sta serrando ancora di più le maglie e permette sempre meno alla Roma di trovare varchi. Prova adesso Aldair, lontana Chamot. Buon controllo di Signori, poi d'esterno sinistro, allarga per Boxic. Galoppa il croato, al centro arriva anche Signori, Boxic per Signori, limite, appoggia Esposito, destro largo, ma c'è calcio d'angolo. Occasione ghiottissima per la Lazio che fa il pari con quella precedente di Balbo. Ottima visione di Signori. Provvidenziale la deviazione in scivolata su Esposito, che stava colpendo di piatto destro quasi a botta sicura, dico quasi perché c'era comunque Cervone tra i pali. Battuto il corner, pallone che si impenna, lo raccoglie Fuser che riapre. Nesta taglia il campo dalla parte opposta, c'è Favalli che non controlla però. Fulvio, la Lazio si sta facendo sentire un po' di più in questo finale di tempo. Ecco, prima mi collego perché tu sai, io ho detto verticalizzazioni, chiaramente erano verticalizzazioni, hai visto subito una verticalizzazione con Signori che è partito dal centrocampo, ha dato la palla a Boxic e Boxic si è inserito, praticamente è stata un'azione tutta in profondità. Ecco, questa è la Lazio che probabilmente i tifosi laziali si aspettavano, una Lazio in velocità, e in questi ultimi 5 minuti probabilmente è la Lazio che vuole Zeman. Perfetto per tempismo, ci ha mostrato il replay precedente l'intervento in scivolata di Amedeo Carboni a sbrogliare una situazione che si stava facendo complicata per la retroguardia giallorossa. Calcio d'angolo, dice il guardaline, Chamot ha accompagnato il pallone fuori. Penso abbia ragione Saia in questo caso, perché Chamot l'ha toccata probabilmente nella concitazione della, diciamo della protezione che voleva dare alla palla, non si è reso conto dell'ultimo tocco. Penso abbia ragione Saia. Attenzione a queste sviste ancora nella difesa biancoceleste, calcio d'angolo quasi gratis per la Roma, visto che il possesso di palla era di Chamot. Batte ancora Fonseca, fischia Cesari, calcio di punizione per la Lazio. Questi un tempo si chiamavano falli di confusione, nel senso che non si capiva chi ha fischiato l'arbitro. Esatto. Benissimo. Nesta. Fuser ha dato tanto nel primo tempo. Pesca dalla parte opposta Signori, tiene in campo il pallone con un'acrobazia, non riesce però ad orientarlo verso un compagno, Aldair, Di Biagio, Giannini, chiuso da Winter, lascia scorrere il pallone Fonseca, si lamenta per una trattenuta così come qualcuno dei suoi compagni, Cesare ha lasciato proseguire. Fuma in panchina Zeman, sullo sfondo anche il team manager Maurizio Manzini, mentre è Lanna che porta palla. Offside, posizione già battuta da un Lazio che adesso non perde tempo.
Lanna. Giannini si sta muovendo molto, da lui partono tutte le iniziative della Roma e qui regala la rimessa alla Lazio. Decisione tra Statuto e Carboni. Con le mani Fuser. Il solito Mazzone che chiede e ottiene il controfallo. No, proverbiale grinta. Scusami se ti interrompo, ma in questo caso non c'è controfallo. Mazzone con la sua proverbiale grinta ha fatto in maniera che quelli della Lazio si rendessero conto che se avessero battuto ci sarebbe stato cambio di fallo. Ecco. Panettone quindi da parte dei giocatori della Lazio a Natale a Mazzone, benissimo. Sì, perché deve essere battuto per ordinare un controfallo. Giannini. Fonseca guadagna un'altra rimessa laterale. Ha messo molto bene, direi, l'uruguaiano. Questa è l'occasione principale, poi è capitata sul piede di Balbo. Per quanto concerne la Roma. Conto poi, per così dire, pareggiato dal tentativo di Esposito anticipato da Carboni. A proposito di anticipi, quello di Ciamonte, il lancio per Boxic, controllo a seguire, la conclusione larga. Un appunto che si può muovere la Lazio in questo primo tempo è che quando spinge un attaccante e va in verticale non è mai poi seguito, Fulvio confortami in questo, da qualcuno che stringa al centro per poter sfruttare un cross, un tocco o anche solo un rimpallo. Eh beh, ma questo succede perché i giocatori della Lazio sono tutti intanati nella propria metà campo, per cui quando fai il lancio lungo, parte il lancio lungo dalla difesa, l'attaccante si trova isolato, a quel punto lì o deve concludere la rete o se fa il passaggio dentro l'area la squadra non ha fatto in tempo a seguirlo. Ancora Nesta, rimedia ad un errore ma quasi regalando il pallone a Fonseca, poi è bravo a dribblare un paio di giocatori della Roma. In agguato c'era Balbo e qui c'è il primo cartellino giallo. Esatto, in questo caso giustissimo perché abbiamo visto chiaramente Di Matteo andare a strattonare da dietro, trattenere, ecco qua lo rivediamo, Di Matteo non si preoccupa assolutamente del pallone, è solo di stendere per la, cioè lo trattiene, non è un fallo cattivo. Ho visto falli violento, peggiori, insomma. Per carità, però questo a termini di regolamento è un fallo da ammonizione. E infatti va sul taccuino dei cattivi per primo Di Matteo. Quando siamo praticamente allo scadere del 45esimo, sempre 0-0 tra Roma e Lazio. Parlottano Giannini e Carboni. 5 uomini in barriera per Marchegiani. Distanza ci comporta il computer regolare da parte della barriera. C'è Di Biagio, anche Balbo da quella posizione potrebbe provare. E infatti sembra proprio Balbo a tentare il destro. Così è. Ancora una volta sulla barriera, Carboni recupera. Potrebbe essere calcio d'angolo. Sicuramente calcio d'angolo. No, la pensa diversamente, sia Cesari che il guardalino. Sì, no, l'ho visto, però secondo me è stato deviato. Anche secondo me. Winter. Quasi un minuto di recupero. Può disturbare l'azione della Lazio. Statuto, sale l'inesauribile Carboni, lancio di prima prontissimo, Negro copre, poi Nesta, quindi Fuser attaccato da dietro da Fonseca irregolarmente, dice Cesari, che ha avuto sino a questo momento un primo tempo meno cruento di quanto forse non si attendeva lo stesso Fischietto. Sicuramente era molto più preparato a una battaglia. Lavoro facile in questo primo tempo. Per ora sì. Decide che è abbastanza per la prima frazione di gioco Cesari, quasi un minuto e mezzo di recupero, 0-0 tra Roma e Lazio, non sono mancate le opportunità, la Roma ha gestito un po' di più il pallone, Lazio più prudente, più accorta in questo primo tempo, le sorprese, le emozioni e chiaramente i gol, ci auguriamo che le due squadre ce le abbiano riservate per il secondo tempo, si va
negli spogliatoi sul risultato di parità 0-0. Fulvio, un risultato tutto sommato giusto, Roma che ha fatto un po' di più la gara. Ma direi un risultato giusto, non è stata una partita, io in settimana prevedevo una partita dai toni veramente accesi, non è stato così, evidentemente anche le parole di contenimento da parte dei due presidenti sono state perseguite dai giocatori. Francamente che continua a non vederlo il contatto, cioè non per smentire quello che stai dicendo, per carità, però poniamo anche che ci sia stato un contatto, cioè lui ha portato via il pallone, di conseguenza da un punto di vista di azione, di dinamica di azione, il contatto viene vanificato, cioè è stato vanificato, poi l'equilibrio l'ha perso successivamente. Per quello che riguarda, una parola velocissima sul discorso dell'ammonizione. Ammonizione, è vero, è regolamentata in una certa maniera, c'è un po' di discrezionalità da parte dell'arbitro, credo che ci vorrà un pochettino di rodaggio anche da questo punto di vista, però francamente i simulatori io sono dell'avviso che debbano essere penalizzati e in maniera dura. Per quello che riguarda gli arbitri, il problema sarà sicuramente quello di cercare di cogliere l'azione, cioè proprio la simulazione, mentre in quest'ultimo periodo, in questa prima fase di campionato abbiamo visto che qualche piccolo errore c'è stato. Vabbè, ci sentiamo alla fine della partita. Va bene. Intanto sono rientrate in campo le squadre, tutto è pronto per il calcio d'inizio del secondo tempo che sarà dato dalla Lazio. Non mi sembra di ravvisare sostituzioni da una parte e dall'altra. Cesari è pronto a dare il fischio d'inizio di questo secondo tempo e allora si riparte. Lazio che attacca in questo secondo tempo da destra verso sinistra con Marchegiani, Negro, Nesta, Di Matteo, Favalli, Chamot, Fuser, Boxic, Esposito, Vinter e Signori. Roma nella classica tenuta giallorossa con Cervone, Di Biagio, Landa, Petruzzi, Aldair, Carboni, Capioli, Statuto, Balbo, Giannini e Fonseca. È proprio Giannini che appoggia verso Petruzzi, Lanna, ancora Giannini. Statuto attaccato da Di Matteo. Balbo, Fonseca cercano il triangolo, i due, interrotto dal colpo di testa di Favalli nel retropassaggio per Marchegiani. Si riparte subito da Nesta. Esposito, Boxic, pasticcia nel controllo Esposito e la Roma recupera il pallone con Petruzzi. Di Biagio, Adair, Di Biagio inseguito da Vinter, Statuto, si gira il pallone da Roma ma guadagna poco campo, molto in orizzontale. Il lancio di Petruzzi, Giannini, Carboni, spazi stretti, Balbo vuole girare al volo proprio verso Giannini, allontanato il muro difensivo della Lazio. Cercato Fonseca, c'è invece Favalli, poi Vinter, Balbo si intromette, Fuser. Perde questa azione della Lazio che continua ad avere problemi a costruire gioco e si lamenta Beppe Signori urlando qualcosa ai suoi. Lanna, scivolata, recupera Esposito, scatta prontamente Fuser, Di Matteo in avanti, una metà tra Boxic e Signori, ne approfitta Aldair. Lancio immediato verso Fonseca, chiuso però Chamot, sale Nesta, fallo di Carboni che ha spinto alle spalle di Esposito, calcio di punizione a favore della Lazio. Fulvio non è cambiato moltissimo, almeno in questi primi tre minuti del secondo tempo, nell'orientamento tattico delle due squadre. Ma guarda, la partita non offre spunti interessanti, tranne Zeman e Mazzone che continuano a fare dei cambi tattici anche per cercare di dare una svolta alla partita.
prova Esposito, chiuso, va giù, non c'è fallo però, Balbo di sponda, il lancio di Di Biagio, troppo lungo per tutti. Però sulla sinistra adesso la Lazio. Non controlla, signori. Già effettuata la rimessa dal Dair. Esterno, ha letto bene le sue intenzioni, Negro. Esposito, si allarga Fuser, Di Matteo colpisce male, serve comunque Esposito, buono il suo palleggio, subisce il fallo di Petruzzi, calcio di punizione in favore della Lazio, battuto rapidamente, gioco allargato su Fuser dalla parte opposta, Di Matteo per Winter, si propone Favalli in sovrapposizione, Esposito scivola ancora e poi statuto, è stato spinto da Fuser che si lamenta, direi a torto sicuramente, perché il fallo l'ha commesso. Si è rialzato statuto, la punizione è già stata battuta, il lancio in profondità per Balbo, la botta al volo e pallone che supera la trasversale. Ha percorso 60 metri di campo la Roma con un passaggio in una rapidità straordinaria, contrariamente a quanto non aveva fatto invece prima, andando molto con tocchi orizzontali. Fuser ancora Esposito, sempre nel vivo del gioco, era stata ipotizzata una staffetta con Rambaudi che per il momento invece resta in panchina. Cappioli, non passa la guardia di Favalli, signori, subito verso Boxic, chiuso da Petruzzi, poi statuto, Carboni. Giannini, largo c'è Fonseca, stringeva verso il centro Balbo, ottimo il doppio tackle di Fuser e poi d'esterno riesce a servire, signori, posizione centrale ma arretrata la sua, elegante il disimpegno tra Lanna e Giannini, avanza Lanna, Fonseca in possesso di palla, al centro c'è Balbo, in basso anche Cappioli, tiene palla Fonseca, alla fine viene trattenuto da Di Matteo, il calcio di punizione è in favore della Roma. 5 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo, punteggio sempre di 0-0 tra Roma e Lazio, entrambe sostanzialmente guardinghe, occasioni non moltissime da una parte e dall'altra. Si fa sentire adesso la tifoseria della Roma, prova la conclusione da distanza, potente Giannini, ha dettato i tempi del gioco il principe, poi ha cercato di trovare la soluzione personale, destro potente non preciso, Marchegiani è parso comunque sulla traiettoria. Buona la partita sino a questo momento di Giannini, no Fulvio? Direi una partita positiva, però direi che i centrocampisti della Roma sono molto, molto vicini, per cui vengono aiutati anche dai difensori che salgono frequentemente. Poi Giannini in questo caso sta facendo veramente una partita positiva, perché Di Biagio a sostegno e anche Cappioli è statuto. La punizione in favore della Roma, la batte Carboni, ancora verso Giannini, lateralmente per statuto, lo scambio con Di Biagio, triangolo centrale che non si chiude per l'intervento ancora di Fuser. Signori, subisce il fallo, poi c'è un contatto successivo con Di Biagio. A me è sembrato il fallo di Giannini non particolarmente violento, qua lo rivediamo, probabilmente... No, è caduto male. No, eccolo qua, giusto. C'è stato un contatto con Di Biagio sul fianco sinistro di Signori. Una tacchettata. Direi neanche gratis, casuale. Gratis, esatto. Veramente brutta. Brutta e sanzionabile dall'arbitro. Sì, doveva essere sanzionata, certamente. Come secondo te, se l'avesse visto? Se l'avesse visto, questo è un rosso, non si può sanzionare in nessun'altra maniera. Anche secondo me era un intervento da espulsione quello di Di Biagio. Tra l'altro anche sciocchino, perché sì, estremamente gratuito. Pallone in profondità, Cervone giganteggia su tutti, Giannini, Carboni, Fonseca, la rimessa della Roma, continua a stazionare proprio sul tappeto verde il fumo prodotto dai fumogeni che i tifosi da una parte e dall'altra hanno
utilizzato nell'intervallo, la copertura è molto bella, ma poi non permette al Kumo di uscire, questo un po' rende precaria la visibilità anche dei tifosi presenti qui allo stadio. La Roma recupera ancora con Statuto, larga per Fonseca, al centro va Statuto, anche Balbo, arriva anche Cappioli, il cross basso, Marchegiani ha ritrovato il pallone. Punto centrale troppo sul portiere, il centro di Fonseca, ma ancora un piccolo brivido per i tifosi della Lazio. Boxic ha guadagnato calcio di punizione, l'ha battuto lui stesso. Esposito, mezzo pallonetto a seguire, facile preda di Cervone tra la perplessità dei compagni di reparto. Stiamo avvicinando al decimo del secondo tempo, sempre 0-0 tra Roma e Lazio. Nessuna opportunità in questa ripresa, a parte il tentativo da distanza di Pepe Giannini, che arriva da un'area all'altra docilmente per quanto concerne Marchegiani. Continua a urlare, signori, continua a muoversi, i palloni giocabili ne ha ricevuti pochissimi. C'è da dire che parte molto da dietro, come in questo caso, riesce ad arpionare il pallone, non rischia Petruzzi. In questo caso ci sarà la seconda ammonizione. Sì, inevitabile, era andato via molto bene, signori, sul primo passo a Petruzzi, saltato, lo mette giù da dietro. Eccolo qua. Fallo volontario. Fallo volontario, cartellino giallo ineccepibile, però direi Petruzzi ha evitato guai forse maggiori. Inevitabile il fallo di Fabio Petruzzi, sempre temibile, signori, quando parte palla al piede. La fascia centrale aveva anche l'opzione Boxic che si era allargato a sinistra. Calcio di punizione, posizione centralissima per la Lazio. Netto sull'uomo. Potrebbe tentare, signori, anche Fuser, un ottimo tiratore. Lo sa chiaramente Cervone, sta disponendo il suo muro. Proprio, signori, e Fuser in zona battuta. Barriera a distanza quasi regolamentare, prova la conclusione, Cervone si supera con un miracolo, grande calcio di punizione della Lazio, splendida la risposta di Cervone. Fuser, colombella dolcissima indirizzata verso il 7, tocca Cervone e il pallone va a sbattere anche proprio sul 7. Grande intervento di Giovanni Cervone, battuto il calcio d'angolo, ancora Cervone che smanaccia. Resta la Lazio in zona d'attacco con Boxic, cerca spazio, il cross deviato, rimessa dal fondo perché il cross è stato deviato, ma era già, era effettuato col pallone già oltre la linea bianca. Era già uscito, infatti. Grande intervento di Cervone, ma splendida la punizione di Diego Fuser, che ha pescato proprio l'angolo come voleva. Fortunata la Roma in questo caso, perché la deviazione di Cervone è andata poi a sbattere sul palo. Prova Carboni, chiuso fallosamente. La punizione è per la Roma, si propone Statuto. Al centro ci sono in tre, Balbo, Fonseca, anche Cappioli, palla nel mucchio. La insegue Cappioli, ma la rimessa è comunque per la Roma. Aldair, una finezza la sua di tacco, poi cerca di filtrare, non ci riesce. Resta a terra Aldair. Cesari ne approfitta per chiamare il medico, dottor Alicicco. 40 presenze nella nazionale brasiliana, con la quale si è laureato campione del mondo. Aldair, già nell'ottanta 89 aveva vinto la Coppa America, merita anche il controcampo, questa punizione pennellata da uno specialista come Fuser. Grande botta e risposta tra lui e Cervone. Adesso la punizione però è per la Roma, sul pallone c'è Giannini, sarà probabilmente Fonseca a cercare la conclusione, potrebbe con il suo sinistro, quattro uomini in barriera per Marchegiani, tre gli attaccanti della Roma, prova la conclusione Fonseca, Marchegiani di pugno, pallone che si impenna, Cappioli allontana Favalli, fuori gioco,
fischiato dall'arbitro senza la segnalazione del guardalino. Esatto, secondo me Cesare ha sbagliato in questo caso. La posizione mi sembrava regolare. Aspettiamo il conforto del nostro strumento, però ho avuto la netta sensazione che la posizione fosse regolare. De Santis non era andato su ed era in linea. Intanto l'intervento di Marchegiani di pugno ad allontanare il calcio di punizione di Fonseca. Ancora la Lazio con Nesta. Di Matteo. Si allarga Favalli che scatta in profondità così come Pinter. Il lancio era per Favalli. Si è inserito Cappioli. Prezioso ma efficace il disimpegno della Roma. Giannini attaccato dall'ottimo Fuser. Grande prestazione la sua. Riesce a mantenere il possesso del pallone tra due avversari. Poi Pinter elude il fallo di statuto. Di Matteo. Nesta, ancora Fuser, e questa volta il controllo del pallone, il guardalino gli dà ragione perché gli assegna la rimessa laterale, probabilmente ultimo tocco dell'inquadrato terzino della nazionale, Amedeo Carboni. Ancora Fuser con le mani, Esposito, non c'è spazio, il pallone sarà gestito però ancora dalla Lazio. Calcio di punizione si determina per questo contatto tra Esposito e Carboni. Sono tre giocatori della Lazio in area, altri tre nei pressi dei 16 metri, quasi tutta la Roma adesso compressa nella sua area di rigore. Parte lo spiovente in area, l'anticipo di Petruzzi, ancora Fuser, spazio per lui, le finte su statuto, va a raddoppiare anche Fonseca, indiavolato Fuser questa sera, alla fine si allunga il pallone, lo ha chiuso Giannini. Interviene ancora Cesari per permettere l'ingresso ancora dei sanitari perché Carboni si è preso una botta. Sì, si era scontrato precedentemente con Boxic durante l'azione. Nel punto tra l'altro ha preso una botta dove Carboni ha appena levato due punti di sutura che gli erano stati applicati, mi sembra, nella partita con il Milan. Sì, due settimane fa. Esatto. Fatto bene, perché quando ci sono questi colpi in testa è sempre bene intervenire. Amedeo Carboni sta vivendo un momento molto felice della sua realtà professionale. Sottolineo ancora una volta come nei pensieri, neanche poi troppo nascosti, del CT Arrigo Sacchi ci sia lo spostamento di Maldini centrale proprio per non perdere propulsione laterale. Il grande momento di forma di Amedeo Carboni in nazionale. Ha scodellato il pallone Cesari perché è stato lui ad interrompere il gioco in precedenza per permettere i soccorsi a Carboni. Nella Roma che ha vinto l'ingaggio adesso prova con Adair. Boxic, lodevole l'impegno del croato in questa gara. Fuser, Esposito, di lui Rana Lanna. C'è ancora un calcio di punizione in favore della Lazio. I minuti sono quasi 17 nel corso del secondo tempo, il punteggio sempre di 0-0. Grande brivido per la Roma con lo splendido calcio di punizione di Fuser qualche minuto fa. Si carica di questo calcio di punizione, signori. Batte ancora tagliato in area testa al Dair, pallone che si impenna, interviene ancora Cesari che adesso sta spezzettando molto il gioco. Sì, in questo momento sta spezzettando il gioco, probabilmente vista dalla sua ottica è anche, diciamo, un'interpretazione migliore, perché ha avuto un accenno anche di così, probabilmente di andarsi un po' troppo sopra le righe dal punto di vista proprio di impegno dei calciatori. Va ancora in profondità la Roma. Chamot, Boxic, fortunato nel rimpallo, si trova il pallone tra i piedi, Pinter accanto a sé, fuori gioco, tardivo il suggerimento di Boxic, continuava a chiamare il pallone l'olandese, alla fine è terminato in offside.
Fulvio, io vorrei sapere da te, che sei proprio lì a bordo campo, dimmi, qual è l'aspetto fisico soprattutto dei giocatori della Roma. Si è parlato molto in questo inizio di stagione di giocatori della Roma che hanno nelle gambe bene 50-60 minuti e poi, almeno nelle prime partite, hanno sempre subito un calo. In questo caso sta crescendo la Lazio adesso in questa fase. Attenzione però a Chamot, che ancora ne stava per combinare una delle sue, poi ha rimediato. Centrale a rischio l'argentino per la difesa della Lazio. Dicevo, la Lazio adesso sta cercando e sta trovando anche di più il suo gioco, sta cercando di imporlo un po' di più. Si può ipotizzare un calo atletico della Roma, tu che sei lì? Ma è chiaro che io mi auguro di no per la Roma in questo caso, perché contro il Milan è successo questo. Direi una grande Roma al primo tempo, l'ultima mezz'ora la Roma è completamente a corto di condizione. È chiaro che si è tirata in ballo la preparazione. C'è da dire però che adesso c'è un buon momento anche della Lazio, ecco, perché... Ma al di là delle tue speranze, volevo capire proprio quali sono le tue impressioni da calciatore che sta a bordo campo. Ma vedo un ottimo momento da parte della Lazio. La Lazio che finalmente, anche non è vero che Zeman non parli, Zeman sta incitando la sua squadra ad aggredire di più. Ha capito che la Roma è in difficoltà, ha capito che la Roma è in difficoltà, per cui stiamo assistendo veramente a un, direi, a più aggressività, a più... Va bene, va bene. Tra le righe, da questa ultima dichiarazione colgo che la Roma è lievemente in difficoltà, a fatica, ma ti ho strappato questo dato fisico sui giallorossi. Razio che recupera il pallone con Winter, va al lancio per Fuser, copre in anticipo Lanna e concede la rimessa laterale alla Lazio. Quando i minuti sono quasi 20 nel corso del secondo tempo, il punteggio è sempre di 0-0 tra Roma e Lazio, ma inerzia della gara che adesso sta cambiando. E in effetti Mazzone sta facendo scaldare tutti i componenti della sua panchina. Ricordo, oltre al secondo portiere Sterchele, ci sono Annoni, Scarchilli, Totti e Branca, invocato a gran voce dalla curva, nuovo grande idolo della Sud, Marco Branca. Di Matteo in profondità, fuori gioco. Anche in questo caso secondo me signori questa bene. Volta non sai, sì, signori in offside, ma c'è la Roma è già ripartita, ma Di Matteo recupera un altro pallone al centrocampo, lo offre ad Esposito, si fa vedere, riceve Boxic, destro in scivolata, Petruzzi in fallo laterale. Roma che adesso sta soffrendo, Lazio che ha idee più chiare, soprattutto una Lazio più ficcante in avanti. Dato che non sfugge chiaramente alla curva nord, che a gran voce sta incitando i propri beniamini. Nesta, tocco laterale, Di Matteo prova la conclusione, un destro dimostrativo per un Cervone che ha controllato senza problemi l'uscita del pallone. E adesso mi sembra che Mazzone stia facendo preparare proprio Branca, mi conforti Fulvio? Sì, stanno entrando Branca, esce Fonseca e Di Biagio. Fonseca che è un po' calato in questi ultimi minuti, e Di Biagio evidentemente, e Scarchilli, Branca e Scarchilli stanno entrando. Doppio cambio quindi si prospetta per la Roma. Attenzione alla Lazio, ancora in avanti, altro fallo, altro calcio di punizione e altra ammonizione e altro cartellino giallo. Altro cartellino, si allunga giallo. La lista dei cattivi qui, eh? Si sta allungando, siamo alla terza, qua lo rivediamo, però Carboni può solo meritare l'ammonizione in questo caso, cioè direi che probabilmente è sembrato più plateale che realmente forte come intervento, però il cartellino giallo ci sta tutto. Ammonito quindi anche Amedeo Carboni, l'intervento su Esposito. Dopo intervento sia di piede che con il braccio, è stato trattenuto Esposito anche con il braccio. Terzo ammonito della gara dopo Petruzzi e Di Matteo, mentre sono pronti Branca e Scarchilli. Scarchilli, centrocampista, sa far viaggiare molto bene il pallone, non rapidissimo lui, ma grande visione di gioco, buon tocco di palla. Giocatore anche un po' sacrificato a dover guardare quasi tutto il campionato, almeno sino a questo momento è stato così, dalla panchina. E poi entra Marco Branca. Usciranno, almeno così ci ha preannunciato Fulvio Collovati, Fonseca che ha dato molto, ha giocato bene a mio avviso soprattutto nel primo tempo, e Di Biagio. Mentre la Lazio è in 10 perché Esposito viene portato fuori in barella.
preoccupazione che si legge sul volto di Mazzone. Intanto può rientrare Esposito, al suo fianco il dottor Bartolini della Lazio, che potrà beneficiare prima del doppio cambio della Roma di un calcio di punizione. Applausi accompagnano il rientro in campo di Esposito. Pronto signori, sul pallone Fuser, a centro area in agguato Boxic, anche Winter. Prova signori, pallone che va a infrangersi sul muro. Lazio che mantiene ancora il possesso del pallone. Boxic lo attacca Aldair, se ne libera, suo il cross al centro, pallone che filtra Fuser, contro cross Winter, disturbato probabilmente da signori, e la Roma che può ripartire con Di Biagio. La sponda di Fonseca, Giannini, Statuto subito attaccato, perde palla. È un'ottima Lazio adesso. Esposito, Statuto rimedia, si rifugia in fallo laterale ed eccoli i cambi preannunciati. Entra Scarchilli al posto di Di Biagio e Marco Branca al posto di Fonseca. Dell'azione in precedenza della Lazio ha toccato signori il pallone di quel tanto che ha messo fuori causa Winter, che stava tentando la botta al volo di destro. Cambiata nettamente l'inerzia della gara. Adesso è la Lazio che mantiene l'iniziativa e spinge contro una Roma che sembra un po' sulle ginocchia. Entra Marco Branca, grande uomo mercato, inseguito dall'Inter ma anche da altri club. Grande Beniamino della Sud, qui ha segnato quest'anno il gol del pareggio a Genova contro la Samp. Petruzzi, ora Lanna, Cesare, il calcio di punizione a favore della Roma, già battuto. Statuto lascia a Carboni, Esposito recupera, fallo su di lui, e anche qui ci vorrebbe l'ammonizione. E c'è anche l'ammonizione, e c'è l'ammonizione. Brutto, cominciano a scaldarsi gli animi e in questo, diciamo che Cesare fa molto bene a spezzettare in questa fase della partita il gioco e a essere molto rigido nell'ammonizione. Rivediamolo. Eccolo qua. Questo è un fallo da espulsione, però qui ci possono essere gli ci estremi, possono anche essere, esatto, gli estremi dell'espulsione. Intervento volontario e gambe unite sull'avversario, esatto. In effetti giusta quantomeno l'ammonizione per Scarchilli, entrato subito in clima derby. Nesta, l'ha anticipato Balbo, poi Giannini dopo il tocco. Carboni che adesso è andato a recuperare il pallone. Petruzzi, Aldair, buon anticipo ancora della Lazio, nettamente più fresca la formazione di Zeman, grande condizione atletica, è questa che in questo momento sta facendo la differenza. Si prepara un cambio anche per la Lazio. Rambo Rambaudi avrà a disposizione poco meno di 20 minuti, mentre la Lazio può beneficiare di un calcio d'angolo. Esce Favalli ed entra Rambaudi, c'è però probabilmente un altro cambio perché c'è anche Romano pronto ad entrare. Questo cambia il senso della sostituzione di Favalli con Rambaudi. Se entra Romano, allora diciamo che Romano è entrato al posto di Favalli e Rambaudi entra al posto di Esposito. Siamo secondo logica. Sono un po'
le sostituzioni annunciate alla vigilia erano i dubbi di Zeman, ha dato spazio ad Esposito e a Favalli dal primo minuto, adesso forze fresche per una Lazio che sta spingendo bene e adesso beneficia di questo calcio d'angolo battuto lungo sul secondo palo, lo insegue proprio Rambaudi, pallone che scivola oltre la linea di fondo. Nulla di nuovo quindi nella Lazio dal punto di vista tattico. Adesso Nesta probabilmente passerà a sinistra, Romano va a fare il laterale di destra dei quattro difensori di Zeman, Rambaudi rileva il posto di Esposito. Massimo, Fulvio, direi che Zeman, da quel grande allenatore che è, ha capito che ha la partita completamente nelle sue mani in questo momento e ha fatto entrare Rambaudi perché è certamente un giocatore più offensivo di Esposito, per cui mi viene un po' da pensare a quello che mi ha detto Marco Lin prima della partita, ha detto noi nei secondi tempi perdiamo un po' la concentrazione, anche dal punto di vista fisico perdiamo un po', ma in questo caso no. Insisto però, Fulvio, che viene anche da ripensare a quelli che sono stati i secondi tempi dal punto di vista fisico-atletico della Roma. Ecco, probabilmente sì, è da rivedere qualcosa sul piano della condizione, perché la Roma, ecco, lascia qualche dubbio dal punto di vista fisico, evidentemente è inutile dirlo che non è ancora al massimo della condizione. Eh no, è abbastanza chiaro. Balbo prova a chiudere un triangolo, anticipa tutti e tutto Marchegiani. Curva nord che incita Rambaudi, appena entrato Scarchilli si allunga il pallone nel controllo, eccolo Rambaudi anticipato, però Romano Lanna statuto cerca e trova Branca, controllo non facile, pallone Branca che ha vinto lo scudetto con la Sampdoria, l'ha vinto anche da protagonista, poi non è stato troppo fortunato nel corso della sua carriera perché è andato sempre a giocare in squadre dove, pur segnando molti gol, non gli è mai stata assicurata la maglia di titolare, ma è uno dei grandi bomber del nostro campionato. Calcio di punizione in favore della Roma, i minuti sono 30 in questo istante nella ripresa, il punteggio sempre di 0-0, proprio Branca nel mucchio, pallone allontanato da Di Matteo, Petruzzi, c'è un giocatore della Roma a terra e prontamente se ne accorge Cesari, molto attento. Sì, in questo molto attento, anche perché quando si tratta, come dicevamo prima, di infortuni che riguardano la zona, ancora Aldair, esatto, questo è Aldair, ha preso un colpo in testa anche lui e è bene essere estremamente cauti per salvaguardare innanzitutto l'incolumità del calciatore. Entra chiaramente la Barella come da regolamento, ma secondo te, Massimo, aiuta veramente questa Barella a non perdere tempo o ne fa perdere un po' di più? Ma è nata come idea per non far perdere del tempo, probabilmente noi la stiamo un po' italianizzando come idea e probabilmente in questo momento non riesco a capire cosa si è fatto, però sinceramente rivedendo le immagini così non sono riuscito a capire, probabilmente sì, la mano ha colpito a livello della regione orbitale, nell'occhio, che sarebbe l'occhio poi. Sì, questo era... Per tradurre, intanto rimette ancora Cesari, scodella ancora il pallone e lo dà alla Lazio. Sportivamente la Roma lascia alla Lazio che lo stava gestendo, lo fa ancora con Signori, si fa vedere Boxic, copre Petruzzi, poi Scarchilli, un giocatore molto elegante Scarchilli, apertura di statuto, legge bene le sue intenzioni Nesta che lo anticipa, Signori, la sovrapposizione di Nesta, riceve, entra in area, Nesta, sinistro! Pallone che ha sorvolato la mano di Cervone e per poco Rambaudi non riesce nel tap-in vincente. Ottima iniziativa di Nesta, che dimostra di essere più a suo agio sulla sinistra di quanto non lo fosse invece sulla fascia destra, come è logico che sia, d'altronde questo è il suo ruolo. È un pallonetto il suo, per servire probabilmente proprio Rambaudi, neanche per scavalcare Cervone. Bella iniziativa la sua. E pallone. Però Rambaudi non riesce a girare, non trova l'angolo per chiudere verso la porta. Ancora Winter.
Rambaudi, l'avanzata di Fuser. Rambaudi. Palo su Boxic. E altro calcio di punizione in favore della Lazio. Intervento di Lanna. Sì, esatto, il pubblico protesta, però anche questo è un fallo estremamente lampante. Non cattivo, ma... No, assolutamente non cattivo. Da rilevare. Però sicuramente da rilevare, sì. Affidato ancora a Signori questo calcio di punizione. Barriera questa volta a distanza regolamentare. No, poi avanzano, prova Signori. Solito sinistro, potente ma molto alto. Signori che non è al meglio della condizione. Soffre di un fastidio agli adduttori della gamba destra. Sta dando l'anima però, davvero capitano di questa Lazio. Altro cambio, adesso arriva il momento anche di Annoni, che va a rilevare Cappioli. È una Roma che si copre sempre più con l'ingresso di un altro difensore puro come Annoni. Potrebbe anche preannunciare la scelta, visto che Annoni è un giocatore di grinta, di contenimento, ma non è propriamente un fluidificante, perché se adesso si sta spingendo in avanti potrebbe anche preannunciare la scelta della difesa a 4 da parte della Roma, e quindi cambierebbe il suo schieramento in un 4-4-2. Quasi 35esimo nel secondo tempo, punteggio sempre di 0-0 tra Roma e Lazio. Fallo di Di Matteo su Giannini, calcio di punizione in favore della Roma. Invece mi smentisce Annoni, che adesso era andato a fare quasi la punta più avanzata dello schieramento della Roma. Si rialza a fatica, dolorante Giannini. Schieramento 4-4-2 che spesso nelle interviste, soprattutto dopo la partita d'andata di Coppa UEFA di Neuchâtel, anche alcuni giocatori della Roma, alcuni difensori hanno indicato come una scelta opportuna da parte del tecnico. Rapidamente Marchegiani per Romano, centrocampista, spostato laterale di destra con ottime risposte da parte di Zeman. Una delle sorprese di questo inizio di stagione, positive chiaramente per la Lazio, questo giocatore proveniente dal Cesena. Statuto, ultimi fuochi di questo derby, va a chiudersi in uno spazio stretto, e adesso c'è l'ammunizione anche per Winter. Prima ammunizione dei laziali, fallo non mi è sembrato cattivissimo, però. Seconda, perché seconda, è stato ammonito anche Di Matteo. Scusami, seconda ammunizione per i laziali, fallo a centrocampo, se lo poteva risparmiare Winter probabilmente. Sì, ma qui io mi sarei risparmiato anche l'ammunizione, fossi stato nel direttore di gara. Annoni in avanti, guadagna la rimessa laterale. Non mi è sembrato onestamente un fallo meritevole di ammunizione. Con le mani lo stesso Tarzan Annoni. Prolunga Giannini, palla nel mucchio, la sfiorata Balbo, la insegue Scarchilli. Rambaudi, lotta alla Lazio, Romano. Fuser, uno dei migliori, se non il migliore, in casa biancoceleste, fallo da dietro di Carboni. Questo è un fallo brutto, peraltro Carboni è già stato ammonito, deve fare attenzione. Cambia gioco la Lazio dalla parte opposta, ma c'è Annoni. Winter controlla male, ne approfitta Branca. Beccato al volo da Annoni. È entrato subito bene in clima partita. Adesso però il guardalinea dice che la rimessa è da affidare alla Lazio. Tarzan Annoni. Si è lanciato nel grande calcio con la maglia del Torino, qui ha vinto anche una Coppa Italia. Annoni che adesso sta cercando disperatamente spazio in prima squadra con le antenne dritte, per accogliere un'eventuale proposta di qualche altro club, magari a novembre, per ottenere
spazio da titolare. Controlla Scarchilli il tocco di Giannini. Statuto ha recuperato Carboni, Lann ancora Statuto. Adesso c'è più spazio sulla fascia destra d'attacco della Roma. Taglia infatti in campo cercando l'apertura a Scarchilli in una zona però dove nessuno poteva sfruttare. Fischi anche da parte della curva sud. Winter, i minuti sono 38 nel corso del secondo tempo, sempre 0-0 tra Roma e Lazio. Avanza Romano. Rambaudi tiene in campo il pallone, uno contro uno con Carboni. Fuseri in aiuto, anche Romano. Di Matteo, pallone che non filtra per l'intervento di Petruzzi. Ancora in avanti Signori, cercava di far filtrare palla, poi va giù nel contatto con Petruzzi e viene ammonito per simulazione. Questo è da rivedere, io sinceramente ho avuto la visuale coperta, ho visto... A me sembrava fallo. L'impressione del contatto c'è stato, sinceramente in questo caso chiedo di rivederla proprio perché... No, ha simulato. Vista così è simulazione. Trascinato il piede su. Esatto, eccolo qua. Cerca il fallo, cerca il contatto e si getta per terra. Ha visto molto bene Cesari. Soprattutto hanno visto molto bene la nostra regia e i nostri cameraman che ci hanno offerto una splendida immagine. Statuto. Scivola Scarchilli. E poi riceve. Spazio per lui. Prova la botta, c'è una deviazione. Alessio Scarchilli dalla distanza, no, forse non c'è nessuna deviazione, il pallone ha toccato terra, eh sì, era perfettamente sulla traiettoria Luca Marchegiani. Aldair, ottimo il controllo. Palla che arriva nella zona di Marchegiani. La maglia non convince molto Massimo Chiesa qui al mio fianco. Sembra un fantino, volevi dire? Sì, in effetti non ho capito. La Grand National, forse sì. Romano. Punta Scarchilli. Va via nel dribbling, in seconda battuta lo chiude Carboni. Oggi prezioso anche in fase di copertura. Statuto. Branca. Entrati negli ultimi 4 minuti di gioco, il punteggio sempre di 0-0 tra Roma e Lazio. Aldair. Parte da lontano Balbo, Giannini verso Balbo, Marchegiani a valanga. Ecco, in questo caso Balbo poteva cercare di saltarlo, anche se dinamicamente aveva problemi per evitare l'impatto, però è andato a sbattere contro Marchegiani. Qua lo rivediamo. Poteva cercare di saltarlo, confermo la mia tesi. Winter, nella sua zona c'è Annoni. Lo elude, Annoni si aiuta con il braccio, calcio di punizione in favore della Lazio. Poi un richiamo per la panchina della Roma. Colloquio tra Cesari e Mazzone. Molto pacato. Molto cordiale. Sì. Molto cordiale. Mazzone, ecco, in questo caso si vede che un grintoso Mazzone accetta la personalità di un rampante. È un uomo di sport, esatto. Un uomo di sport rispettoso anche Carlo Mazzone. Nesta. Chamot, direi ampiamente insufficiente la prestazione di Chamot. Due rischi più grossi, la Lazio li ha corsi proprio su due buchi inaccettabili da parte del centrale argentino. Conferma dell'ammonizione anche per Beppe Signori per simulazione.
cresce il numero dei cattivi in una partita che poi cattiva non è stata. Non è stata assolutamente cattiva, ammoniti sì diversi, però tutti per questioni regolamentari. Nesta. Buon lavoro di Signori, Pinter. Scivolata, lo ferma Aldair. Proprio dell'olandese, ultime opportunità, poco più di un minuto al 90esimo. Lazio con Fuser, Romano, fa vedere Rambaudi, il tocco era centrale, forse verso Signori, copre Annoni, poi Giannini, ancora Annoni. Fallo di Annoni su Pinter. Vuole serrare i tempi, Boxic poi attende che sia lo stesso Pinter a battere il calcio di punizione. Fuser. Prima Carboni, poi Scarchilli. Appoggio di statuto, Balbo. Che dopo i due gol in coppa sembra aver fatto un passo indietro. Grande prestazione per lui, anche se è stato abile ad inserirsi nel primo tempo per tentando di sfruttare proprio una delle indecisioni di Chamot, cui facevo cenno. Però lontano però dalla condizione migliore Abel Balbo. Boxic va a pressare Lanna che si disimpegna bene, poi Petruzzi. Scarchilli, potrebbe essere l'ultima opportunità questa per la Roma, sta per scoccare il 90esimo, parte il cross, Marchegiani senza problemi. Signori, su il lancio, Petruzzi e Lanna sono andati a fermare Boxic, Giannini, Balbo, punta verso l'area della Lazio, Branca, al centro c'è Giannini, il cross deviato, favorisce Di Matteo, Fuser. Si propone Romano, riceve Rambaudi, attaccato da statuto fallosamente. Forse c'era anche sì. L'ipotesi di concedere la norma del vantaggio. Si erano creati i presupposti per la norma del vantaggio. 90esimo già scoccato, ma si continua. Pinter avanza, allarga per Nesta, al centro c'è Boxic, il cross direttamente sul fondo. Ha concesso quasi un minuto di recupero. Le camere che puntano su Cesare in attesa del fischio finale di questo derby che di emozioni non è che ne abbia regalate poi tantissime. Ancora inchiodato sullo 0-0. Prosegue a tempo ormai scaduto. Balbo. Scacchini si allunga il pallone nel controllo, poi commette fallo. Sorride Cesari, arbitrato sostanzialmente bene, direi. Una partita che psicologicamente poteva essere difficile, poi in realtà non lo è stata dal punto di vista pratico. Non lo è stata assolutamente, proprio perché i calciatori hanno collaborato, non si sono creati grossi casi, non c'è stata quell'esplosione o quell'accensione da un momento all'altro immediata. Eccolo, finisce qui 0-0 quindi tra Roma e Lazio in questo 135esimo derby della capitale. È il pareggio numero 50 nella storia di questi confronti. Stretta di mano per Giannini, un Giannini molto provato, ha giocato bene, ha dato molto per la sua squadra. Intanto bellissimo l'atteggiamento di Beppe Signori, da capitano chiama la squadra, li porta sotto la curva nord a ringraziare i tifosi, applausi dei giocatori della Roma all'indirizzo della Sud. Non esce particolarmente contento Zdenek Zeman, non è stata una bella partita, no Fulvio? Direi le squadre probabilmente erano più preoccupate, timorose, più preoccupate di non farsi male. Direi che probabilmente è stato certamente un derby non esaltante, uno dei più brutti
penso che tu sarai d'accordo con me, uno dei più brutti derby degli ultimi anni. Penso di sì, c'è il sospetto che alla fine la Lazio potesse usare qualcosa di più. Ma guarda, le due squadre si sono rispettate, la posta in palio era molto alta, probabilmente la Lazio era scottata dall'esperienza di domenica scorsa contro l'Udinese, però poteva, alla fine era la squadra che probabilmente poteva fare qualcosa in più. La Roma ha giocato direi un primo tempo buono, però ecco, non ci sono state azioni che ci hanno esaltato, direi un pareggio giusto. Insomma, Zeman non lo so se sarà soddisfatto, perché lì che bisogna capire se il tuo effettivamente... amico Mazzone cosa dice? Ma Mazzone certamente sarà contento di questo pareggio, io penso anche Zeman, però probabilmente la Lazio il primo tempo non ha giocato secondo quella che è la sua mentalità. Va bene Fulvio, ci fermiamo qui, diamo linea alla regia, prima però Flavio Tranquillo ci ricorda il prossimo appuntamento di basket.